King e Queen Beach Volley Tour ai nastri di partenza. L'edizione 2020 tra riconferme, novità e anche delle particolarità in questa edizione. Ne parliamo con il suo patron Fulvio Taffoni. Sì, per me nella particolarità, la prima particolarità è stata quella che abbiamo vissuto tutti in questi mesi e che chiaramente ha stabilito delle regole. Regole di ingaggio con cui poter affrontare una manifestazione di questo genere, per cui già è importante che la manifestazione si faccia. Poi abbiamo chiaramente dovuto escludere il pubblico, questo a causa di un protocollo della Federazione Italiana Pallavolo molto restrittivo, però d'altro canto abbiamo il pregio di poter allargare a una platea molto più ampia che quella di internet, di Facebook, della vostra televisione, e oltre che è una platea live, quindi questo è molto importante secondo me. Anzi, nel caso dei social anche possibilità di interagire, quindi una novità, una particolarità, dicevamo anche delle conferme, ma anche novità nel campo per esempio dei main sponsor che hanno creduto, hanno investito veramente in questa edizione. Certo. No, certo, è importantissimo perché ovviamente una manifestazione così non si regge su un incasso dato dal pubblico pagante, ma soltanto dalla volontà degli sponsor che credono in questa manifestazione e degli enti pubblici. E quest'anno, che ovviamente il nostro sponsor tradizionale del King, cioè offertevillaggi.com, che saluto, chiaramente per ovvi motivi è andato un po' in crisi con la faccenda del Covid, è stato molto importante aver acquisito un altro sponsor. E chi è sponsor? Perché parlare di energia e parlare di energia solare d'estate in una manifestazione come il Beach Volley penso che sia proprio diciamolo in diretto, pappa e cucchiara, no? Proprio una cosa perfetta e ideale. E a parte questa divagazione, Energia 4.0 ha voluto investire, ha creduto in questo evento proprio per tutte le affinità che c'erano, e per noi è stato un graditissimo una graditissima new entry, ma come anche quella dell'altro sponsor che ho citato prima, cioè IP Telecom, un'azienda molto importante nella sicurezza informatica che speriamo poi ci faccia compagnia anche per gli anni futuri. E allora ci godremo lo spettacolo dalla poltrona di casa, vedremo tanti campioni, tante novità, tante campionesse, vedremo sport a 360 gradi. Dalla poltrona di casa, dalla sdraio, da ovunque uno sia, perché poi ormai col telefonino si fa di tutto e di più, e quindi vi aspettiamo, purtroppo non col vostro entusiasmo dal vivo che trascina gli atleti, però sappiamo che saremo molto seguiti anche da casa. Studio 7. Il volley nelle Marche non ha bisogno di presentazione, il beach volley un valore aggiunto, quello del King e Queen. Certamente, è un evento importantissimo il beach volley perché è la dimostrazione che il nostro territorio è ricco di mare e quindi va valorizzato, quindi certamente il discorso turismo. Cioè, come componente della FIBAV è certamente importante lo sport in questo momento particolare, partire con le regole come dicevo prima, però è un evento molto molto importante perché a noi abbiamo bisogno di la gente distanziate ma devono stare insieme, devono sfidarsi agonisticamente, quindi veramente poter ripartire è un buon segnale, veramente che ci credo molto, ecco, su questo. La mancanza del pubblico quanto potrà influire specialmente nei campionati che dovrebbero ricominciare, quelli dei palazzetti? Diciamo che la mancanza del pubblico chiaramente non ha senso un evento sportivo senza pubblico, però è solo per ripartire. Speriamo che il pubblico in un futuro non troppo lontano possa rientrare e avere il suo ruolo importante, però già il partire è molto importante per la sfida dell'atleta, quindi è una cosa molto molto importante secondo me. Studio 7. Al King e Queen non si parla di sport solamente, ma si parla di energia, energia allo stato puro, e Energia 4.0 è il main sponsor di questa edizione. Sì, siamo una ditta molto giovane che operiamo nel territorio appunto qua vicino a Civitanova, ci occupiamo di tutto quello che riguarda gli impianti, quindi dal fotovoltaico che è il nostro un po'
main business, fino agli impianti elettrici, impianti termici, e recentemente ci occupiamo anche, su richiesta di alcuni dei nostri clienti, di offrire un servizio a chiave in mano, quindi ci occupiamo di tutte le fasi del progetto, dall'ideazione fino poi ad arrivare alla realizzazione vera e propria del progetto. Non solo avete creduto nello sport, ma in questo caso avete veramente investito nello sport. Sì, crediamo nello sport e soprattutto crediamo negli eventi e nelle manifestazioni che possano valorizzare il nostro territorio, che alla fine è il territorio su cui operiamo tutti i giorni. Quindi ben venga che ci siano manifestazioni di questo genere, che sicuramente portano frutti sul territorio.